Buongiorno a tutti, bentornati su polodeltraenio.it. Oggi vediamo insieme qualcosa di davvero speciale, unico nel suo genere e che devo dire da tanto tempo cercavo, ho cercato veramente per tantissimo tempo un prodotto di questo tipo e finalmente qualcuno l'ha creato. Di cosa sto parlando? Sto parlando di un software. Voi direte, ok, di software ce ne sono tantissimi e non è possibile che un software non sia ancora stato inventato. Bene, non così completo e non così efficiente, semplice da usare, semplicemente veramente efficiente e efficace. Di cosa si tratta? Si tratta di CloudSpot. CloudSpot è un prodotto che è stato realizzato, come vedete alle mie spalle, da SLR Lounge. Per chi non lo conosce, SLR Lounge è un sito che dovete visitare, .com, per l'informazione, per la completezza dell'informazione, così potete andarvelo a vedere, ma comunque ve lo metto nel link qua sotto, ve lo linkerò nella descrizione di questo video. SLR Lounge è un punto di riferimento a livello, direi, mondiale, internazionale, per quanto riguarda l'informazione fotografica, la formazione. Ci sono un sacco di video davvero interessanti, articoli di ogni tipo, dalle recensioni alla tecnica al business, insomma è davvero molto interessante. Se non lo conoscete, andatelo a visitare. Ma torniamo a CloudSpot. CloudSpot è un software che permette ai fotografi professionisti, in particolar modo, ma a tutti i fotografi, di poter condividere le proprie immagini con i propri clienti in maniera davvero semplice ed efficace. Voi avete delle immagini scattate durante un evento, per esempio, le potete uploadare su CloudSpot in maniera davvero veloce, perché i server di CloudSpot sono velocissimi. Ovvio che dipende anche dalla vostra connessione. L'upload è molto veloce, dicevamo. Una volta fatto l'upload delle vostre immagini anche in risoluzione piena, potete condividerle con i vostri clienti in maniera davvero incredibile. Potete scegliere quali immagini condividere, con chi condividerle, attraverso un'email. Ci sono dei template che voi potete creare per ogni vostro specifico cliente. Ci sono dei template che potete personalizzare per non dover scrivere ogni volta qualcosa di specifico, di personalizzato per ogni tipo di cliente, ma c'è anche la possibilità di mandare, per esempio, i vostri file ai vostri, come dire, fornitori, per esempio wedding planner con il quale avete collaborato, oppure l'organizzatore dell'evento, il pasticcere, il parrucchiere, la truccatrice, eccetera eccetera. Potete decidere di mettere un watermark sulle vostre immagini in maniera davvero impressionantemente facile. Fa tutto lui, voi non dovete fare altro che uploadare il vostro logo e decidere dove volete che CloudSpot lo posizioni. Che dire ancora? Si possono vendere le immagini, le stampe online senza commissioni. Se questo non bastasse, possiamo vedere insieme più nel dettaglio di cosa si tratta. Per questo passiamo al computer per vederlo meglio. Questo che vedete è CloudSpot. Quando aprirete il software dovrete fare ovviamente il login, che vi permetterà di accedere a questo pannello. Adesso io ho uploadate solamente due gallerie. Ho tolto le altre per una questione di privacy, diciamo, ma voglio farvi vedere come funziona, cosa si può fare, come si crea una nuova galleria da poter poi condividere con i nostri clienti o fornitori. Allora, vediamo come si crea una nuova galleria che si può condividere in un secondo momento con chi vogliamo. Creiamo la galleria attraverso questo pulsante più, gli diamo il nome CloudSpot esempio, la data di oggi 24 giugno, crea evento. A questo punto si possono, diciamo, caricare in due modo le foto.
in due modi le foto. Una è utilizzando i browse file e in questo modo andremo a selezionare i file che ci interessano nella posizione in cui si trovano, oppure in maniera ancora più intelligente, e questa non è una funzione assolutamente da sottovalutare, possiamo fare browse folder. Se scegliamo una cartella da caricare nel nostro nuovo evento, CloudSpot cosa farà? Caricherà non solo i file che sono all'interno di quella cartella, ma manterrà anche la struttura delle sottocartelle, e questo ci semplifica tantissimo la vita. Non dobbiamo andare in un secondo momento a riorganizzare le foto, drag and drop, rinomina, cartelle, crea. No, se noi lo facciamo sul nostro PC, ce le troveremo così come ce le abbiamo sul nostro PC anche sulla nostra galleria su CloudSpot. Oppure possiamo scegliere le foto da caricare in una cartella. In questo caso utilizzeremo questa cartella e possiamo trascinarle qua sul quadratino. In questo modo CloudSpot inizierà il caricamento e come vedete, cliccando sulla freccetta. Ora io ho scelto file piccoli per velocizzare ancora di più questa operazione, vista la lentezza estrema della mia connessione, però devo dire che anche con i file interi io ho caricato, come vedete, queste due gallerie sono scattate, questa con la XT1 di Fuji, la Fuji XT1. E l'altra con la D700, con la D800, scusate, ho caricato JPEG in formato intero e ovviamente ci mette del tempo perché sono file abbastanza grandi, ma molto 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 più veloce di altri servizi di gestione foto o di uploading foto online. Una volta che il nostro upload sarà completo, noi ci troveremo le immagini che abbiamo caricato nella nostra galleria. Dobbiamo pazientare ancora qualche secondo. Ecco qua, l'upload è terminato. In questo momento CloudSpot sta processando le immagini per... Non so per quale motivo, ma evidentemente sul server fa un procedimento di processing per ottimizzare i file che possiamo dopo visualizzare. Vedete la nuvoletta con la freccetta che gira. Ok, noi per semplificarci la vita andiamo a vedere cosa possiamo fare. Prendiamo questa galleria che io ho già creato, e cosa possiamo fare con questa galleria una volta creata? Qui sotto trovate diverse tag che potete utilizzare, ok? Si può creare una gallery online, si può modificare l'evento oppure inviare la galleria o addirittura scaricare le immagini della galleria, vedere quante persone sono andate a cliccare, eliminarla, quante persone l'hanno visualizzata, scaricata, eccetera, o addirittura aggiungere una nuova cartella all'interno della galleria stessa. Ma vediamo quello che ci interessa di più, che è appunto come si manda una galleria. Si clicca su questo pulsante e come vedete potete scegliere tra tre opzioni: download only, online gallery only, oppure online gallery più download. Quindi combinando insieme le prime due opzioni. Qui potete praticamente scegliere cosa volete che la vostra galleria faccia una volta arrivata al vostro destinatario. Quindi potete spedire una galleria che contiene un link di download, oppure una galleria online, quindi foto che appaiono a schermo del vostro cliente, non downloadabile, oppure entrambe. Noi cliccheremo su entrambe, ok? Selezioniamo la nostra galleria, andiamo avanti. Ecco, questa è la schermata che più ci interessa, quella più importante. Vedete le mille opzioni che si possono avere. Potete avere un limite di download, nel mio caso metterò no, ma potete anche dire sì e specificare quante volte è possibile scaricare questa galleria. Se per esempio la mandate a un cliente e non volete che la condivida con
con altre persone, potete mettere il limite di una, due, tre volte. Per quanti giorni sarà disponibile questa galleria? Per un massimo di 14 giorni. E attenzione, la dimensione della vostra galleria. Quindi mettiamo che noi condividiamo le nostre immagini in formato web per rendere, diciamo, veloce anche il caricamento da parte del cliente. Ma poi in questo caso è quello che ci interessa fare. Volete un watermark? Noi mettiamo sì, scegliamo dove lo vogliamo. Possiamo metterlo dove preferiamo, l'opacità, e possiamo scegliere dove lo vogliamo sul bordo, quindi se l'immagine verrà con una cornice bianca, all'interno della quale sarà posizionato il nostro watermark, o se lo vogliamo, direttamente sull'immagine. Nel mio caso sceglierò on border. Andiamo avanti, l'opacità la mettiamo al 90%. Adesso, qui potete scegliere le cartelle che volete condividere. Se all'interno della vostra galleria ci sono diverse cartelle, potete scegliere la cartella destinata ai vostri fornitori, per esempio al parrucchiere o al pasticcere o alla wedding planner, quello parlando di matrimoni, oppure è semplicemente, come in questo caso, io seleziono tutte, potete scegliere tutte le sotto cartelle che non ci sono. Nel mio caso c'è solo questa, quindi a questo punto potete inserire i dati del vostro destinatario. Se è già tra i vostri contratti lo potete cercare, oppure, come nel mio caso, scusate, ho scritto male, metto il mio nome, ops, ho sbagliato, scusate, Paolo Detrane, mio indirizzo email, in modo che così a questo punto potete scegliere se è un cliente o un vostro fornitore, aggiungere il contatto e potete anche decidere di avere una copia nella vostra mail che il programma conosce perché l'avete inserita al momento della registrazione. E ecco qua, si passa alla scelta del template. Potete scegliere tutti e creare tutti i template che volete. Nel nostro caso ne scegliamo uno, di quelli preimpostati e lo inviamo. Il gioco è fatto. In questo momento abbiamo inviato una galleria che contiene le immagini che abbiamo all'interno della galleria stessa. Andiamo a vedere come è la galleria che il cliente riceve. Ecco qua, cosa arriva al cliente. Come vedete è una mail molto, ben fatta, con la copertina che avete scelto, il titolo della galleria, questo testo che è totalmente personalizzabile con quello che volete, immagini, eccetera, eccetera. E a questo punto potete scegliere se, scaricare la vostra galleria oppure, vederla. Vediamola. Anche la galleria, la copertina, vedete, è molto 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 ben fatta. Non c'è il marchio Cloudspot in nessun angolo della galleria. Qua giù in fondo c'è il copyright che è mio, che potete indicare nel vostro profilo. E questa è la galleria come la riceverà il cliente. Come vedete, è molto veloce. Potete scorrere le vostre foto, potete selezionare quelle che vi piacciono, potete condividerle sia per Facebook che per mail. O meglio, il vostro cliente può farlo. Bene, questo è una parte di quello che si può fare con Cloudspot, ma vediamo ancora, cosa è possibile fare. Nel frattempo la nostra galleria è stata caricata abbondantemente. Scusate, possiamo scegliere di mettere una foto qualsiasi come copertina, trascinandola sul nostro riquadro, oppure addirittura scegliere, vedete, selezionare le foto che ci interessano con un colore diverso per poterle far vedere, per poterci ricordare noi, insomma, è sicuramente una funzione utile.
Ora purtroppo non posso farvi vedere la parte dello store che sarebbe qua perché non ho settato il mio account di banca, diciamo. Però come vedete una volta selezionato i vostri inseriti i vostri dati è possibile vendere le vostre stampe online con una commissione zero. I servizi di stampa sono diversi a vostra disposizione, vi consiglio di andare a vedere i video tutorial di CloudSpot. Vi metto magari il link nella descrizione sotto a questo video in modo che possiate approfittarne. Bene, come avete visto, è sicuramente una soluzione innovativa, molto funzionale, veloce. Voglio dire che CloudSpot non mi paga per fare questa recensione, ma ho trovato che questo servizio che io cercavo da tanto tempo sia davvero utile e molto 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 ben fatto. Si vede che è fatto da fotografi per fotografi, è la soluzione all in one, tutto in uno, per condividere le vostre foto anche in grandi quantità con i vostri clienti in maniera semplice, veloce, personalizzata. I clienti avranno la percezione di qualcosa, di un livello, di un prodotto, di una consegna di livello davvero professionale, molto fine, molto dettagliata, curata fino ai dettagli. Bene, come ho detto, vi lascio il link al sito di CloudSpot, qui nella descrizione, in modo che se volete lo potete scaricare. È gratuito, c'è una versione gratuita che può contenere, diciamo, che può ospitare fino a 5 giga di immagini gratuitamente per voi. L'utilizzo è completamente come la versione a pagamento, c'è solo un limite di spazio. Per invece avere più spazio disponibile, potete visitare il sito di CloudSpot e rendervi conto di quanto può costare acquistare la soluzione che pensate sia perfetta per voi. Bene, per questa recensione è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, fate thumbs up, fate un bel like se vi è piaciuto, oppure iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Vi ricordo anche il mio vlog, che settimanalmente è aggiornato con nuovi video, nuovi contenuti. Vi ringrazio per essere stati con me e in mia compagnia e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!